Sono Federico Pavone e sono il responsabile della progettazione meccanica del team Politocean, un team che si occupa di progettazione e produzione di ROV, ovvero veicoli sottomarini filoguidati. Sono Riccardo e sono attualmente il team leader del team Politocean, un team studentesco finanziato dal Politecnico di Torino per partecipare alla competizione che si tiene negli Stati Uniti, la MATE ROV Competition. Il nostro team lavora con materiale plastico, quindi bisogna avere anche una certa coscienza del non utilizzarne a sproposito, di non sprecare, di non magari produrre più rifiuti di quelli che sono necessari, e in questo la stampa 3D ci aiuta molto perché ci permette di passare dalla fase di ideazione e quindi stesura del progetto alla fase di realizzazione in tempi brevissimi, quasi nulli, perché il pezzo solitamente quando viene prodotto è sempre nella sua forma finale. Utilizzando la stampa 3D realizziamo anche componenti di grandi dimensioni, come ad esempio la parte di galleggiamento che viene interamente stampata in 3D e riempita di schiuma poliuretana. In particolare, le ottime proprietà meccaniche dei filamenti FILOALFA ci permettono di stampare non solo meccanismi quali polso e pinza, ma anche alcune parti strutturali del braccio, come l'aggancio al telaio e le varie giunzioni tra le parti mobili del braccio. I filamenti che utilizziamo rispondono a tutte le caratteristiche da noi richieste, quindi resistenza meccanica per gli ingranaggi, resistenza ad elevate pressioni e facilità di stampa, in quanto stampiamo all'interno del Politecnico, quindi anche avere una buona facilità di stampa per noi è fondamentale. La progettazione si basa principalmente sui requisiti richiesti dalla competizione. Quest'anno il tema è principalmente l'inquinamento degli oceani da microplastiche e la conservazione di barriere coralline, quindi tutto ciò che il ROV dovrà essere in grado di eseguire è in qualche modo orientato alle varie prove. Ad esempio, ci sarà da ripopolare una barriera corallina e il task verrà simulato da un pick and place, ovvero prendere oggetti e depositare oggetti in particolari posizioni, oppure la monitorazione dei fondali oceanici, quindi un task di guida autonoma e riconoscimento delle immagini. Negli anni i task sono stati vari, per esempio abbiamo dovuto avvitare delle viti, leggere dei dati da un sismografo piazzato nel fondo della piscina, spostare degli oggetti, recuperare i detriti di motori o cannoni, e quindi noi tendiamo a sviluppare non solo la progettazione del sottomarino in sé, ma anche dei suoi accessori. Per esempio abbiamo costruito noi la nostra control station. Sullo schermo della nostra valigetta impermeabile che contiene il PC abbiamo lo streaming della camera e anche vari menu per il riconoscimento delle immagini, la guida autonoma e un overview su tutti i sensori disponibili. Abbiamo aggiunto un movimento per la telecamera che quindi ora può guardare dall'alto in basso invece con la telecamera fissa, un braccio più leggero che ha un polso che ha una rotazione infinita, quindi può avvitare e svitare viti. In particolare siamo riusciti a risolvere uno dei principali problemi che avevamo all'interno del contenitore dell'elettronica, ovvero come supportare le nostre schede personalizzate utilizzando un materiale plastico che non subisca deformazioni a causa della temperatura, che in condizioni di esercizio può essere anche abbastanza elevata dato che utilizziamo una discreta potenza. Abbiamo risolto questo problema utilizzando l'Alfa Pro, un filamento che ci permette di lavorare anche a temperature piuttosto elevate per un filamento plastico e ci garantisce quindi affidabilità meccanica e termica. Dal 22 al 29 giugno 2020 saremo impegnati nella competizione e inoltre siamo l'unico team italiano che partecipa a questa competizione, quindi potete seguirci e supportarci sui nostri canali social, Instagram e Facebook, e anche sul nostro sito politocean.com, dove avrete aggiornamenti sulla nostra sviluppo, produzione e sulle fasi di test e della competizione.